Ci siamo, bentornati a tutti quanti in questo nuovo appuntamento qua sul canale Twitch di EveryEye.it. Benvenuti, benvenuti, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sto per cedere il caffè, dicevo. Tutto il rilassamento, tutta la... il chilling che avevo accumulato nel corso delle vacanze è sparito completamente in questo weekend di gioco. Devo ammettere che Deathloop mi ha proprio risucchiato, ma guarda, Giulia dice dai dai cedi. Giulia, qui c'è un conflitto di interessi, con questa sponsorizzazione del caffè insistente. Dunque, Zenigata dice Sereno Baldo è un gioco rilassante. Vedremo, lo vedremo. Allora, adesso giochiamo a Baldo per 3 o 4 ore. Non ho pretesa di esaustività, il gioco è molto lungo, a quanto mi dicono, e ovviamente noi ne assaggeremo giusto un... faremo un antipasto. La recensione la sta curando Michele Verardi, il povero Michele, e ci vorrà il tempo che ci vorrà. Nel frattempo, diciamo, Baldo è uscito appunto venerdì, e il fatto che non ci siano review, salvo insomma qualche voce però pubblicata su siti che magari non hanno visibilità, troppa visibilità internazionale, ha incuriosito molto il pubblico. Purtroppo, ripeto anche in questa occasione, i codici del gioco sono arrivati poco prima del day one, ma avevano questo problema che con la day one patch avrebbero cancellato completamente i salvataggi, quindi era proprio impossibile mettersi a giocare prima del day one. Sono arrivate tante impressioni negative in questo primo, in questo primo fine settimana, per un sistema di controllo non particolarmente preciso e per situazioni che sembra conducano alla morte, non per demeriti del giocatore. Vedremo, vedremo che cosa succede. Andrea dice, che ne pensi di tutta la polemica che si è venuta a creare riguardo Baldo? Sì, c'è stata una polemica anche molto forte con il pubblico, che è ovviamente sempre pronto a puntare il dito in primo luogo contro la stampa. Stampa che invece allo sviluppo italiano, devo dire, ha dato molto supporto comunicativo. Non si è mai tirata indietro quando c'è stato anche da comunicare Baldo, purtroppo insomma senza avere la possibilità di provarlo, però in questo caso rifiuto categoricamente ogni accusa come categoria, nel senso che noi il codice di Baldo lo chiediamo da molto molto tempo. NapsTeam è un team piccolino, non voglio dare nemmeno colpa a loro, nel senso che magari molto semplicemente non hanno avuto modo di seguire in prima persona la distribuzione dei codici, il rapporto con la stampa e via dicendo. La stampa non ha colpa. C'è stata malizia dal punto di vista del team. Sapete come sono fatto. Non sono portato per indole a vedere il marcio, il male, l'intento doloso, ok? Soprattutto quando si parla di un team così piccolino. È chiaro che è sempre preferibile, insomma, avere una voce critica, che è quella della stampa, prima del day one, per orientare. Anche per orientare, insomma, le intenzioni d'acquisto del pubblico. Però, ecco, una cosa è se lo fa una compagnia che, fra l'altro, ha mostrato, una compagnia enorme che ha mostrato il titolo
in una certa maniera, creando determinate aspettative. Devo dire che loro hanno fatto vedere dei trailer molto molto piacevoli che si focalizzavano appunto sullo stile artistico, su questo senso d'avventura, che sono comunque degli elementi che anche i più forti detrattori di questo, insomma, che hanno parlato in questo fine settimana, hanno comunque riconosciuto al titolo. Quindi, insomma, per mia indole, ecco, non voglio lanciare un'accusa contro il team, che appunto, cioè, quando si pubblica un prodotto anche ambizioso, ma comunque, insomma, sviluppato da un team piccolino che si autopubblica, non si può pensare che ci siano tutti i meccanismi che magari invece si innescano con dei publisher che hanno un po' più le spalle larghe. NapSteam ha deciso di percorrere questa strada, non è una strada facile. Voglio anche dire che la scelta di quando acquistare il prodotto arriva sempre dall'utente finale. Quindi, se l'utente finale aveva dei dubbi o dei dubbi su questo progetto o in generale, visto che è un utente sgamato, sa che è meglio acquistare un prodotto magari dopo aver un po' visto la versione finale del prodotto, beh, non credo che aspettare 2 giorni o una settimana e acquistare il titolo, insomma, la settimana successiva gli cambi tantissimo. Quindi, se qualcuno ha acquistato il gioco impulsivamente e poi non era quello che si aspettava, un po' di colpa arriva anche da chi non ha voluto attendere. Ecco, quindi, colpa fra virgolette. Quindi, ragazzi, serenità e poi sempre comunque lo sviluppo italiano, insomma, possiamo decidere di supportarlo anche se magari arrivano sul mercato dei titoli che non sono incredibili. Certo, se ci sono dei demeriti importanti, evidenti della produzione, quello va detto sempre, indipendentemente che sia fatta da un team di 2 persone italiano o da un team di 120 europeo. Ecco. Bestia Twitch, sei buona per 40 mesi, grazie mille. Io l'ho provato su Apple Arcade, dice Capitan Paciocco, e su Apple TV ogni tanto scattava. Su PS5 il gioco invece procede bene, su certi punti è un po' grezzo, però adesso lo trovo piacevole e zeldoso al punto giusto. E infatti, appunto, cioè, ripeto, ragazzi, può essere anche un titolo onesto, nel senso. Noi lo stiamo giocando su, cioè lo giocheremo su Xbox Serie X. Bien, la colpa è sempre dell'hype, esatto. Si parte. Si parte e questa è la musica di sottofondo, tra l'altro un main theme, un title theme piacevole. E via. Venerdì Naps era da Player Inside in chat, hanno spiegato il loro punto di vista su varie cose del gioco, per i codici e le patch hanno avuto vari problemi, dicevano. Infatti, Buna, per me, diciamo, il processo è stato naturale, nel senso, noi il codice l'abbiamo chiesto prima, così come facciamo con tutto, o con tutto quello che ci interessa particolarmente o via dicendo. E loro ci hanno detto, guarda, non possiamo darvi codici, ancora non ce li abbiamo, poi sono riusciti a darceli, ma ci hanno detto questa cosa della patch. Ma per me era una cosa normale, cioè ci sta per Baldo come ci sta per mille altri titoli, e succede costantemente, almeno 3 o 4 volte all'anno, che ci siano dei prodotti che si cominciano a recensire dal day one. Si chiede un po' di pazienza al pubblico, si chiede noi della stampa, in questo caso l'ha chiesto implicitamente anche il team di sviluppo, e infatti non è successo per me nulla di particolare, nulla di eclatante. Ecco. Va bene. Fra, non so se sono io, ma non ti sento benissimo. Posso provare ad alzare anche un po' il volume e abbassare quello di gioco. Vediamo se. E alzare anche il microfonino. Dovrebbe funzionare. Va bene. Via.
E comunque, stilisticamente, tre inquadrature, quattro, e tutte molto carine. Cioè, si parte subito con un impatto visivo convincente. Ciao Baldo, sapevo che ti avrei trovato qui come sempre. Ho appena incontrato tuo nonno, ti sta cercando. Sono emozionatissima, non vedo l'ora di dirti cosa ho scoperto ieri. Prima però sentiamo cosa vuole tuo nonno. Non sarebbe educato farlo aspettare. Perfetto. Ah, questa è la nostra capriola. Ok. Dunque, vediamo anche un po'. Questo è il menu. Incontra il nonno di Baldo. Perfetto. Lo devo selezionare? No. Qui che c'è? Oggi fa davvero caldo. Ho lasciato la mia vecchia palla laggiù e ho iniziato a zappare. Ho scavato per tantissimo tempo. Beh, non credo che quella palla mi servirà più. No, non mi serve una palla nuova, Baldo, però sei molto gentile a chiedermelo. Vediamo se vuoi renderti utile. Ho saputo che la signora Zirra nel campo cavoli calo ha bisogno di aiuto. Ieri notte qualcuno ha rubato dei cavoli calo nel suo campo. Vado a lei e scopri se si può fare qualcosa. Ah, questa era una missione secondaria. Ma quindi sta pala la posso pigliare? Non la posso pigliare. Allora, io so che se uno... Ah! Si fa male. Perfetto, va bene. Bisogna stare molto attenti. C'è il tasto per la corsa? Sì, è questo. Ok. Questa sarà la casa di Baldo? È proprio la casa di Baldo. No, Zenigata! No, no! C'ho tre cuoricini? Ascoltami attentamente, forse ho trovato ciò che ho cercato per tutta la mia vita, il relitto del leggendario galeone perduto. Ci crederesti che si trova proprio qui a Kidogi? Kidoge? Kidoge? O Kidoge? Kidoge. L'ho cercato ovunque ed era proprio sotto i miei piedi. Lo so che ti ho raccontato questa storia centinaia di volte, ma abbi pazienza con un vecchio. Molto tempo fa un galeone è giunto qui trasportando un incredibile tesoro, un'arma, un manufatto dal valore inestimabile in grado di rivelare la via per il villaggio leggendario dei Gufi Guardiani. Mentre si avvicinava alla costa è stato investito da una terribile tempesta ultraterrena ed è svanito insieme alla ciurma e a tutti i tesori. La tempesta è stato l'ultimo disperato tentativo della creatura senza cuore, esiliata negli inferi dai Gufi Guardiani, di prendere l'arma conservata nella stiva del galeone. L'intera ciurma è morta nel tentativo di proteggere i manufatti dai tentacoli di un enorme mostro terrificante emerso dagli abissi. Secondo la leggenda, il mostro custodisce ancora il carico in fondo al mare. Ma non è tutto. La profezia dice che, alla nascita del bambino dal cuore puro, la creatura senza cuore sorgerà nuovamente. Quindi qui c'è proprio un'influenza zeldiana evidentissima. Qui termina la leggenda, ma ora so dov'è l'ingresso del luogo in cui ho conservato il galeone perduto. Sono convinto che si trova nella miniera abbandonata qui a Kidoge. Ho visto il simbolo dei Gufi Guardiani laggiù. Questa mattina andrò lì a verificare. Prima però hai qualche altra commissione da sbrigare. Stamattina la signora Laddina mi ha detto che due delle sue galline sono sparite dalla fattoria. Per ora la leggenda può attendere. Fai il bravo e vai a parlarle. Ricorda, nel villaggio Kidoge ci aiutiamo tutti a vicenda. Non vuoi che la signora Laddina sia triste, vero? È una brava persona. Grazie a lei tutti i giorni possiamo gustare... Ah, delle uova. Ok. La leggenda del galeone, ok, perfetto. Laddina gallina in dialetto, dice Frangi. Ah, questo non lo sapevo, vedi? Qua dentro che c'è, scusami? Si rientra... Fungo Scatia! Oscatia. Le qualità di questo fungo sono note da generazioni. Viene usato per correre più velocemente per un breve periodo. Cresce in tutto il mondo. Ta! Ho trovato il forziere! Andrea dice confermo. Ah, quindi, vabbè, loro sono siciliani, quindi... Allora... Di qua che si fa? Ah, vedete che c'è la stamina? Negozio di... Minico in fondo alle scale. No, voglio scendere da qui. Tun 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 tun.
Ah, ecco, lei si, se noi scappiamo troppo veloce, lei si materializza. Ah, in fondo c'è la minimappa. Ok, perfetto. In fondo a sinistra, nell'angolo in basso a sinistra c'è la minimappa. Qui ti puoi nascondere. Ok. Vorrà dire che ci sono delle fasi stealth. Dov'era lui che mi salutava? Questo è il cartografo. Minisio, negozio di mappe di Minisio, dove trovo solo le mappe migliori di tutto il territorio. Sono Minisio il cartografo, si vedeva. Sono appena tornato dalla mia ultima spedizione al villaggio di Kidoji. Ormai credo di aver esplorato fino all'ultimo centimetro di questo territorio e disegnato la mappa di ogni singola zona in cui sono stato. Credimi, è stato molto lungo e faticoso. Per esempio, ho evitato molte trappole. Il Kangmi. Sulle alture leone, i serpenti delle sabbie nel deserto Marui. Non hai idea delle cose assurde che ci sono là fuori, però anche posti fantastici, panorami mozzafiato, luoghi segreti, antiche rovine e altre meraviglie. Spero proprio di sì, prendi questa mappa del villaggio. Omaggio della casa, è l'unico regalo che posso farti, la prossima dovrai pagarla. Ma va? Le mappe non ti fanno vedere tutto, ma ti aiutano a tenere, insomma, traccia delle tue imprese. Abbine cure, i miei negozi sono sparsi per tutto il territorio. Devi solo seguire i funghi rossi come quelli che ti hanno portato qui. Perfetto. E quindi, mappina! Qui ci abbiamo negozio delle mappe di Minisio. Where is the map? Questa è la mappa? Solo questa? Non la posso zoomare? Non la posso zoomare. Aspetta, perché qua, che è questa lucciolina? Le risaie. Ah, premi Y per mostrare la mappa, perfetto. Grazie, Dreadlock. Ah, ok, eccola. Sì, diciamo che non che migliori in maniera particolarmente vista. Un rospo! Qua ti piglio! Ma io lo volevo il rospo. Niente. Niente, il rospo rospa. Di qua dove si va? No, il canyon non ci voglio andare. Allora, qui c'è la signora. Sì, e come faccio? Come faccio a parlare con la signora? Parlerò con lui? L'acqua è bellissima, mi piace stare qui nei giorni caldi come oggi, è così rilassante. Però la signora Zira è molto preoccupata per quel che è successo ieri notte. Qualcuno sta provando a rubare il nostro raccolto di cavoli calo. Non ho ancora trovato indizi, ma chissà cosa si può scoprire qui intorno. Hai visto degli animali correre in giro? Non posso muovermi, ma se potessi allontanarmi ne catturerei uno e lo venderei al mercante sul molo di Rodia. Però sono bloccato qui. La signora Zira mi tiene d'occhio. Io volevo acchiappare il rospolo. Rospo! Oh, Rospo, vieni. No, chiaramente no, non si può. La signora Zirra ci tiene d'occhio e io non so neanche come raggiungerla, però, la signora Zirra. Mi butterò da qui? Ma no, non ci si può andare. Niente. Fuori. A raggiungere la signora Zir con le rape. Boh. Torniamo indietro e facciamo quell'altra roba. Il fiume qui non mi sembra pericoloso, giusto? Posso guardarlo. Ok. Salgo di là. Salgo di qua. E via all'avventura. Tac.
Quante citazioni per chi sta a Messina e dintorni? Simpatica questa cosa. Ragazzi, io purtroppo non le colgo. Ditemelo, Fatemi vedere. Sì, lo stiamo giocando su Serie X, ragazzi, eh? Non so come gira su altre piattaforme. La recensione verrà fatta su Switch, mi sembra. E quando uscirà? Quando è pronta, ragazzi, sono 50 ore di gioco. Il gioco è arrivato venerdì, quindi capite bene anche voi che sarebbe inutile affrettare le review. Oggi ve lo faccio vedere per almeno 3 orette, così già un'idea ve la potete fare. Ma io come passo? Scusatemi, ma c'è qualcosa che mi manca? No. No, Luna, mi puoi seguire? Luna, puoi seguirmi. Ah, si passa da? No. Si passerà da qui? No. E si passerà da qui? Questo è il mercato. E poi si va da lei. Vai. E si chiacchiera. La Dina. Ehi là, Baldo. Sono un po' in ansia. Non riesco a trovare due delle mie galline. Devono essere qui intorno, ma ora non posso lasciarle alla fattoria. Spero che facciano la brave e non si caccino nei guai. Né che vadano in posti pericolosi come la torre abbandonata. Non chiedermi perché, ma le galline sono attratte dalle zone buie. Sicuramente prima o poi torneranno a casa, però se le trovi, rimettile nell'aia. Ok. Allora, adesso ci abbiamo. Parlo con la signora Laddina. Fatto. La torre dei gufi abbandonata. Ok, devo andare lì. Galline mancanti. Scusate, che se no. La torre dei gufi è laggiù in cima. Ok, va bene, si va all'esplorazione. Ragazzi, se trovate delle citazioni come, o dei giochi di parole come laddina, che in siciliano vuol dire gallina, scrivetemelo, io leggo volentieri. Anche perché purtroppo la mia conoscenza del dialetto siciliano non è. È solo marginale. Eccola! Ma perché? Ti venga a piglia. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ci penso io. Pigliala! Raccattala! Vai! Era più che ovvio. La torre dei gufi abbandonata, completata. Beh, insomma, completata. Ora bisogna. Ah, queste sono le statue gufo. Allora. La metterò qui sopra. No, ah, sono due statue gufo, la metterò una laggiù, guarda. Voilà, un puzzle ambientale. Tac. Una la metto qui. Eccola. L'occhietto del gufetto, che per nulla inquietante si è aperto sulla parete. E questa si mette qui. Il secondo occhietto del gufetto. Ah, sono due che si illuminano. Vieni qua, Luna. Ferma qui, Ferma. No, ferma. Ferma, vai. E io mi metto qui. Tac!
Un corno? Anacleto, questo è Anacleto. Baldo, l'ho sempre saputo che eri il prescelto. Risolto un enigma. Risolto un enigma ora, cioè, nel senso. Io sono Enore il viaggiatore. La profezia si è avverata. È nato un bambino dal cuore puro. La creatura senza cuore esiliata negli inferi dai gufi guardiani sta per tornare. Ora non c'è tempo per le spiegazioni, devo andare a informare i guardiani del villaggio dei gufi, ma prima ti insegno una cosa. L'oggetto che ho trovato è il corno del guardiano, un potente manufatto che apre le porte e i portali costruiti molto tempo fa dai gufi guardiani. Ascoltami attentamente e ripeti, così potrai imparare la canzone dei gufi. E anche qui, volendo, insomma... ci potrebbe essere, adesso non so come si fa la canzone, ci potrebbe essere un rimando a Ocarina of Time. Le musiche sono molto belle. Art design meraviglioso, le bestemmie però arrivano al galeone e noi bestemmieremo quando ci arriveremo. Suona la canzone dei gufi con tuo corno guardiano quando un simbolo del guardiano come quello che hai alle spalle è per terra davanti a te. In questo modo potrai attivare porte, portali e dispositivi. Ok, quindi io praticamente... allora... inventario. No. Inventario. Canzone dei gufi. È uscita la scala. Easy. Quasi dimenticavo, se trovi un portale a terra puoi usarlo per aprire le porte dei gufi, ma ti servirà un globo. I globi sono fatti di energia naturale concentrata, puoi trovarli ovunque nel mondo. Nelle piante e nei cespugli, o nascosti sottoterra, alcuni portali hanno bisogno di più di un globo. Ora che sei tutto, fai una prova. Raggiungi il simbolo del guardiano a terra e suona la canzone dei gufi che ti ho insegnato prima. C'è un globo di energia della natura. Puoi trovarlo ovunque nel mondo. Nelle piante e nei cespugli, o nascosto sottoterra. Un globo può essere usato per molti scopi magici. Va bene, allora. Eccolo, gufetti. Marco, ma smettila! Allora... qui si esce, abbiamo fatto tutto? Abbiamo fatto tutto. Si esce. Eh no. Devo salire qui e usare... ok. No. Sbaglio qualcosa? Il gufo, cioè il corno ce l'ho. Ok. Non l'aveva selezionato. Ok, abbiamo usato un globo per aprire la porta e uscire. Perfetto. Da ora in poi i globi vanno... ritrovati. Io spero che la gallina... la cosa di cui volevo parlarti è questa. Ho trovato un libro nella biblioteca del castello della città di Rodia. Parla della leggenda dei gufi guardiani. Non credevo fosse vera finché non ho visto questo. È fantastico. Creature magiche e misteriose, una profezia, portali. Sono emozionatissimo. Andiamo a cercare l'altra metà della chiave che apre il passaggio per il villaggio dei gufi di cui parlava Enore. Mi aiuti a trovarla? Forse da qualche parte nella città. Ti faccio vedere il passaggio che uso per uscire ed entrare di nascosto da Kidoge. Però stavolta c'è stato un problema. Ora aiutiamo tuo nonno a cercare quello che sta cercando nella miniera abbandonata. Ricordi, ha parlato di un simbolo dei gufi guardiani. Credo che il corno guardiano che ti ha dato Enore possa aiutarci a svelare il mistero e trovare il passaggio segreto del galeone perduto. Perfetto, allora. Qui ci sarà Enore e il corno del guardiano, perfetto. E qui adesso
Cerca Ranotto il menestrello. Ok. Ok. Allora. Vediamo, io sto seguendo questo pallino blu. Questa è casa mia? Questa è casa di Baldo. Ok. Da qua ci si fa male. No, scusate un attimo. Mostra mappa. Quello era il simbolo del gufo guardiano. Aspetta, parlo con nonno. Aspettate. Dave si abbona per 7 mesi e Sky si abbona per 18 mesi, mamma mia! Grazie ragazzi, Live Train si avvicina, c'è Twitch che ci dice questa cosa. Live Train is approaching. Sentiamo che mi dice. Oh nonno! Oh due. Nonno! Ah. Ragazzi, mi è scappato il nonno. Guardiamo lo stagno, perché faceva un po' caldo, mi sono rinfrescato. Vabbè, io seguo il pallino blu, ragazzi. Io sto seguendo il pallino blu. Qui si scende. È giusto? Secondo me sì. Sì, qui si va il galeone, guarda là. I pipistrelli. Scusami Baldo, ma odio i pipistrelli e questa miniera mi dà i brividi. Per me è troppo spaventosa. Vai tu a dare un'occhiata, io aspetto qui. Scusatemi, ma io voglio la lucertola. Perché non posso ancora pigliare le lucertole? No, da qua si esce. In che senso? Era pipistrello mortale, cazzo. Baldo, guarda questo antico simbolo. L'ho visto ovunque per tutto il territorio. È quello dei gufi guardiani. Sono sicuro che questo è l'ingresso del luogo in cui ho conservato il galeone. Secondo la leggenda, la voce del gufo indica la via. Ma che significa? Te lo dico io, mo te lo faccio vedere. Guarda. Prendo questo. No, non voglio questo. Non voglio questo, voglio questo. E voglio usare la canzone dei gufi. Sta a vedere nonno, te fa magia. Oh vai. Vai tu. Perché lui è troppo grosso per passare a quel buco. Fa attenzione, potrebbe essere pericoloso. Va bene. Occhi aperti, Baldo. Vai. Chinati. Vai. Praticamente non devo toccare nulla, perché se un pipistrello mi ammazza... C'avevo due cuori. Non so se mi fa un danno di due, oppure se mi ammazza proprio alla prima. Cazzo. Crolla il ponte. E invece... Vai, si scende. Scendi però. Ah, ok. Servirà il peso.
E io ce lo metto. E io ce lo metto. Come no? No! Lo spingerò da qui. Come no? Ma... E allora dove lo metto sto peso, scusami? Devo risuonare la canzone dei Goofy? No. Sì? No, non c'entra nulla. Non c'è nessun simbolo di Goofy. No. Ah, era semplice. La zuccona! Ok. Cammina piano, 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 piano. Toh! Ok. E no, eh? E che m'ha fatto? Ma quella forse mi serve dopo per salire. Cioè la tiro. Per ora vo qui. Per ora vo qui. Ah, i tentacoli. Oh! Che cazzo fa? Madonna, sei un tipiglio. Vieni. To, mori. Tentacolo. questo? Posso scendere sotto, ma posso anche andare di qua e di qua. Ma secondo me quella era una roba segreta. Scendendo sotto io trovo il gran segreto del Galeon. Un topo! Che cazzo vuole? Che cazzo vuole? Io sto topo non lo posso ammazzare. E invece lo posso ammazzare. Vieni qua, topo. To! Mori, dammi il codo. Codo di topo. Questo lo posso spingere? Ebbene... Ebbene no, ma se io togliessi questo, ok, e lo spingessi, absolutely, e invece mi sa di no, che non ci arriva, e invece mi sa di sì, assolutamente sì. Ah! Chiave della segreta, apre una porta a qualche parte qui dentro, non può essere usata all'esterno, molto bene. Molto bene. Prendo subito la mia arma, che è un teschio. Secondo voi qui dentro muoio? Era il modo migliore per rispondere. Tentare. Uno dice, tentare non nuoce. In effetti, non, cioè, nel senso.
Non c'è il simbolo del gufo da nessuna parte, quindi niente, si torna su. Si torna su. Si va di qua? Allora. Ah, dite di buttare il teschio in acqua? Lì c'è la chiave della segreta, guarda. No, come? Oh! Ho sbagliato, eh? Se io esco e rientro, mo sono già spostate, ho sbagliato per tutta la vita. Non ho sbagliato, si poteva fare anche così. Ho aperto la chiave e qui c'è un tesoro potentissimo. Volevi, brutta merda? Allora, questa la spingo qui. Questa la spingo qui. Ok. Vada là. Mi sa che qui senza la spada non si fa una sega. Secondo me questa è la verità. Se invece Suki... Ah! Che è? Peso, eh? Morto. Topo. Morto. Morto. C'è il topo. No! 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 Ma io gliel'ho dato, gliel'ho tirato. E qua, topaccio. Oh, topo! Com'è che si fa? Così. Ok. Un'altra chiave. Bene. Via. Mi sono già perso in questo galeone. Guarda dove sono arrivato. Scusatemi, ma questo io lo posso raccogliere? Eh no. Eh no, amici miei, devo per forza entrare qui dentro. Come fa a tirarli a loro? Cioè, a dargli... Vedi, guarda questi bastardi. Io gli voglio dare un colpo. No, ora mi ammazza. No, niente. Si può fare. Si può fare. Falli menare tra di loro. Mi sembra ardita come soluzione. Mi sembra molto ardita come soluzione. No, volevo provare effettivamente a buttare un teschio nell'acqua. Scusatemi. Devo prendere bene le misure, eh. Succede nulla. E se distruggo tutti i teschi, tipo?
Canestro. Niente, no, niente. Si va avanti. Allora, lanciare il vaso quello fuori, Ogva, il problema del vaso fuori è che è difficile da prendere senza che il tentacolo mi dia una tentacolata. E poi è uno, i tentacoli lì dentro sono due. Guardali. Guardali. E come faccio? Vado di qua. Sì, vado di qua. Sbagliato a premere. Che bastardo. Ok. C'è un... Arrivo subito, ragazzi. Arrivo subito. C'è un corriere. Eccomi, ragazzi. Eccomi. Allora, dicevamo... Ah, qui c'è pieno di tentacoli e io c'ho pieno anche di... Allora, questo... L'ammazzo. Questo... L'ammazzo. Ok, devo ritornare indietro. Ok. 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 E ora siamo giusti, perché qui si apre questo. I 10 dindi! Qualcosa non mi torna. Perché? Ma perché? Io lì non ci posso arrivare. Scusatemi. Allora. No, c'è qualcosa che non va. Allora, queste non si spostano. Ah, ho capito. No, scusatemi. Ho capito. Ho capito, non avevo visto. C'era una roba da girare. Questo via. C'era il tentacolo. Ma la roba da girare, ma ci devo arrivare. Andre, grazie mille per i 43 mesi di abbonamento. Sto sbagliando qualcosa, c'è un'altra porta? Non mi sono accorto che c'era un'altra porta? Voglio correre, guarda, no, non si può correre.
qui non c'è un'altra porta. Qui non c'è, questa non si spinge. Non è che si spacca qualcosa se ce la tiro da qua. L'intenzione c'era, però secondo me. Sì, ma sull'altro lato. Ah, ok, perfetto. Non l'avevo vista. No, allora si va dall'altro lato. Ok, questo voglio provare. Toh! Sai, tentacolo! Eh? Lì sempre a rompecoglioni, scusate, voglio vedere se ora che è morto il tentacolo qui c'è un segreto. No, no, era sempre un vaso normale. Sì, ma dove sull'altro lato? No, scusate ragazzi, il mio non mi torna qua. Questa. Ah. No, perché questo è dove ero arrivato prima io. Scusate, dov'è la porta sull'altro lato? Questo è un galeone lungo e stretto. La faccenda è quella. E come fa? No, ho sbagliato. Così fo, così fo, così fo. Stronzolo. Esempio, questo per me, questo è proprio sbagliato. Cioè, non c'era un elemento, cioè non c'era un momento tutorial che ti dicesse che la campana poteva avere un effetto, nel senso. In che senso? Anche il topo? Cazzo! Andiamo. Mori. Mori. Perché non mi rilasciano più la codina di topo? Mori. In che senso? Oh. Mori. C'è altri topo. Uno scheletro. E' qui. Ciao Raffaella, benvenuta, buon pomeriggio anche a te. Chiave della segreta, una ce l'avevamo extra inoltre. Ok, allora, ora si va di qua. Esagerato. Vieni qui. Ti pigli a vasate, vieni. Toh. Tentacolino. Ok, ecco, eccomi, eccomi, eccomi. No, guarda, spingilo sotto. Ecco dove è sceso, lo ho subito a pigliare. Subito, mi spiace. Subito a prendere, subito.
Qui c'è Teschi. Che magari lì dentro c'è, che ne so, l'oggetto risolutivo, l'arma per uccidere il boss. Avevi la shortcut? Vabbè, non me ne sono accorto. In che se... Ah, ecco che servivano. Tiè. Tiè. Volevi invece... E invece... No! Vieni qui. Vieni qui. Ragazzi, sono io e lui. Oh! Arma finale poderosa! No, tra chiave della segreta. C'avevo la shortcut, ma qual era la shortcut? Boh, vabbè. Solid Marco, grazie per gli 11 mesi di abbonamento. Buonasera Fra e complimenti a tutti i ragazzi per il vostro lavoro, sempre impeccabili. Grazie mille di cuore. Comunque, ragazzi miei, non mi sembra, cioè mi sembra evidente che insomma all'inizio così molto intransigente, molto intransigente e secondo me con qualche problemino anche, Se spostavi le casse, non mi dire che adesso c'ho la shortcut che mi porta di sotto, tipo così. Non mi dire che devo usare topi. Dovevo usare topi? Sì, dovevo proprio usare topi. Niente. Il topo mortale. Ah no, non devo usare topi. Non devo usare topi. Devo usare queste. Allora, c'è un topo che... C'è un topo... No, lascia... Non mi rompere i coglioni, topo. Non mi rompere i coglioni, fai il tuo. Cioè, anche sta roba qui, perdonatemi, ma è brutta. Nel senso che il topo ti ha sempre seguito e mo invece fa i giri. Sì, si capisce. Magari muore una volta e poi lo capisci. Che cazzo vuoi? Allora, questa ormai l'abbiamo aperta. Perché ci doveva essere... Scusatemi, ma io voglio trovare sta shortcut. Mi avete detto c'è la shortcut. Se spostavi le casse c'è la shortcut. Ah, questa. Ah, ok, ok. Ok, perfetto. Non dovevo fare il giro, avete ragione. Avete ragione. Prima voglio andare di qua però, a vedere che c'è. No, muori. Minchia, qui è super rischioso. Vedi che mo il topo mi insegue? Cioè, perché prima si faceva cazzi sua e ora invece... Ci si può andare. Solo 10 morti? Denigata? Non avrei detto 15.
Allora, dalle loro dichiarazioni dice è tutto voluto questo stile gusto old style anche nelle meccaniche. No, ma fermi. Una cosa è lo stile old style che ci sta e devo ammettere, insomma, cioè non è che mi sto strappando i capelli perché oddio old style. No, assolutamente. Una cosa è un po' la, come posso dire, la comunicazione, cioè anche il game design e la trasmissione delle informazioni al giocatore hanno delle regole, per esempio quella roba della campana e quella roba dei topi che cambiano comportamento in una stanza perché gli fa comodo, cioè perché fa comodo alla stanza. Non l'ho trovato una soluzione elegante, vi dico la verità. No. Ok, aspettate, ho capito. Devo spingere da qui. La devo solo colpire. Ok, vabbè. Ok. Capite? Cioè, ok, io ci ho provato. Però ah, scusa, perdonami, perdonatemi. Allora, perché va fatto nell'ordine giusto, quindi io piglio questo. Ah no, poi muoio. Ma scusa, ma resta morto il tentacolo? Vabbè. Perché? Perché non mi prendi il tentacolo mentre c'ho il coso? Ma perché no? E qui abbiamo un passaggio segreto, però fatemi fare una cosa, perché i segni per la terra mi dicono, mi suggeriscono che se io faccio di questo e poi faccio di questo. E poi faccio di questo. Forse, vada là, ma che precisione! Ora scendo, ora sì che scendo. Ah no, devo tappare anche quel buco lì. Tappare quel buco? Come fa a tappare quel buco? Che dovrebbe essere da queste parti. I am a little bit confused.
perché qua è muoio, è a fuoco, no, non ci posso andare, a fuoco. Questa poi non la posso più rispostare, giusto? Invece no, non la posso più rispostare, la posso spostare solo qui. Torniamo all'indietro. A fuoco o soffocando? No, non torno all'indietro di qua. Da dove sono entrato? Di qua. Io vorrei scendere da lì sotto. Ma per scendere da lì sotto dovrei affrontare questa roba di topi e tentacoli. E non so se ce la fa. E se questa io te la lanciassi da qua? No. Ah, devo spingere la cassa sul getto d'acqua. Ah, ok. Grazie ragazzi per questa. Grazie. Pensavo che fossero due getti d'acqua. In effetti no, invece no. È un getto d'acqua. Cioè l'intuizione era giusta, ma. Ok, perfetto. Pensavo che avesse bloccato un altro getto d'acqua di doverne bloccare due. E invece non era così. Perché? Ma perché? Ma perché? Entro qui dentro. No, non entro qui dentro. Ma perché mi ha fatto entrare qui dentro? Ma questa stanza? Ma che stanza è? Allora. In che senso? Ah, ok, pensavo ci avessi fosse l'acqua. Raga, è impossibile, c'è un colpo, lo devo pigliare. Cioè, c'è proprio una questione riguardante le distanze della capriola.
Ma poi chi cazzo è che ci ha messo ste robe che penzolano da 150 anni in questo galeone? Ciao! Ciao! Ah, questo... E questa era la seconda stanza del galeone. Guarda un po' dove sono finito. Mi è andato tutto di traverso. Dimmi, c'è una spada. Scusate, devo andare a bere dell'acqua. Senti là che voce mi è uscita fuori. Perdonatemi. Mi è andato di traverso tutto. Oi oi. Ah, tutto bene? Sì, mi è andato di traverso, ragazzi. E ogni tanto succede. Vai, ora con questa me lo fa vedere io. Ok. Ah! No! 10 dindi subito. Però mi ricordo, mi conviene rifare la strada a ritroso, che dite? Tu! Era di qua. Ta ta ta. Ta ta ta. Forse non mi conveniva fare la strada a ritroso. No. No. No, non solo non mi conveniva, ma non serve, scusatemi. Ho fatto un errore di valutazione. Non sono d'accordo con chi dice i puzzle per definizione sono difficili e frustranti. Non è vero, i puzzle possono essere anche stimolanti, sono complessi, ma non devono essere frustranti. C'è il rischio di sfociare nella frustrazione quando ovviamente non trovi la soluzione e quindi ti senti frustrato nella tua volontà di superare una certa fase. Ma non è vero che per definizione i puzzle sono difficili e frustranti. Questo, se non ti dispiace, comunque te lo tiro. Vieni qua, topo! Ta! Mortolo!
Questo si spinge e mo adesso gli si tira mentre siamo sulla piattaforma. Tac. A quanto siamo, Zenigata? 19, ok. Bella Fossa, saluti delle vacanze da Messina, cosa faccio? Porto i tuoi saluti ai developer? Assolutamente sì, salutami, salutami Domenico, ma soprattutto... soprattutto a Messina, carne di cavallo. Wow! Tentacolino, lì si cade. E qui? E qui come mai c'è l'acqua? Scusatemi, eh. Fossa, cosa servono le vite in questo gioco? Hanno uno scopo preciso? Guarda, ti dico la verità, alle volte in effetti abbiamo preso un colpo che ci ha tolto due punti vita o un punto vita. Devo arrivare da qua. No, torno giù. Qui casco, casco? Casco. Ah, ok, posso spingere. Ah, perfetto. Ma spingo così. No, non dovevo spingere così. Perché dovrei voler venire qua? No, sbagliato, via. Sbagliato tutto. Nick si abbona per 13 mesi. Mi raccomando, saluta tutti, spero che stiano tutti bene, Nick. Allora, devo creare il passaggio con le casse. Dunque, potrei fare da qui centro, quindi potrei fare così. Potrei fare così. Potrei fare... Perché? Ah, perché è qui dentro. Ho capito. Così. Il problema di questi è che quando li spingi, gli dai una spinta e poi, boom, vanno tutti giù. No, non va più bene. Non va bene. L'unica cosa che posso fare è questa, ma non penso che abbia degli effetti positivi. No, rifare, ho fatto conti sbagliati. Non avevo visto che c'era un travicello qua sotto. Allora deve passare esattamente nel buco, giusto? Non è semplice, se io la spingo laggiù, quella va in culo ai lupi, va qua. Poi la spingo qua, poi la spingo qua, poi la spingo qua. Sì. Allora. La spingo qua. No, ho fatto di nuovo male i conti, pensavo che andasse dietro, invece no!
Rifare. Allora. Così. Si vede un po' male in prospettiva, però qui dovrebbe bloccarsi adesso su questo, qui dovrebbe bloccarsi su questo, qui dovrebbe fare così. 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 Cosa sto sbagliando? Ma soprattutto... Ma no, cioè... Ma no, è giusto. È giusto. Jay Denton si abbona per 10 mesi, grazie mille. Ok, fatto, fatto, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Piano, pianino, sull'asse di legno, prendo... Qui c'è un'altra arma, lo scudo. Chiave dei gufi triangolari. Dovrebbe aprire una porta speciale nella stessa forma del galeone perduto. Ok. Chiave del gufo mi porta al boss. C'era una stanza che io prima avevo mollato per assenza di spada e che adesso... Sulla punta del galeone. 10 dindi. C'ho 30 dindi, ragazzi. Oggi mi compro il pane con la meusa. Questo, che sciocco che sono. Canzone dei gufi, la potevo fare anche prima. C'era il simbolo lì sotto. Ma io li ammazzo, ma io li voglio ammazzare. No, invece non posso. E invece non posso, io li voglio ammazzare, ma questo mio desiderio di morte è frustrato. Mette i gufi lì sopra, eh? Perché non posso passare di là? Perché è tutto rotto! È tutto rotto sto cazzo di galeone vecchio, antico! Questo era dopo, che devo fare? Sì, allora pigliami uguale! Sì, e come fa a spingerlo se è appena a capo? Vai a vedere, eh? E invece no. Ok. Però sono curioso, scusatemi, eh? Poi la curiosità uccise il gatto e adesso morirò.
e adesso morirò, ma sono curioso di vedere che c'è lì davanti, sulla punta, sulla prua. La morte, c'è la morte. Non c'è. C'è una campana. C'è una campana irraggiungibile, inamovibile, una campana. Posso provare a spingere inutilmente? No, posso spingere questo. Perché no? Perché no? Perché no? Vado di là. Questo. Oh, io l'ho suonata, eh? Si è messo agli atti che io ho suonato le due campane. Molto bene, Zenigata. Poi ogni tanto non ti prende. Prima voglio andare qui sotto. Non si può, perché non è una porta. Non lo è. Tentacoli dappertutto, Dio buono, sudici. L'ho suonate tutte e tre. Sospetto di doverle suonare in un ordine preciso. Ton! Questa è indubitabilmente suonata. E vai a fanculo. Questa è indubitabilmente suonata. La 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 la. Suono la campana rossa per prima. Sono già morto, praticamente sono già morto. Suono la campana gialla per seconda, forse dovevo suonare prima la blu. Non dovevo passare da qui. Mi ha schiacciato. Allora, ora, lui che è baldo, mo guarda. Ogni tanto missano proprio brutalmente. Ma scusatemi però, io me la devo tentare, abbiate pazienza. Devo tentare. Io me la devo tentare, cioè io li devo ammazzare questi, cioè mi stanno veramente sui coglioni. Prendo st'anfora.
Difficile, perché lo devi prendere quando lui ti fa. E tu. Questo è difficilissimo. Questo è difficilissimo. Questo mi viene. Ora, le posso suonare agilmente, abilmente, rossa, blu, gialla. Sarà questo l'ordine? Non lo sarà. Blu e gialla. Non era questo l'ordine. Allora, la leggenda del Galeone. Sto sbagliando? No. Volevo leggere tutta, non si può. Non si può. Rosso, giallo e blu, rosa, nero e più, i colori Power Ranger. Ci sono degli indizi in questa zona per capire l'ordine con cui suonare i campanacci? Io non ne vedo, ma potrei anche essere un pessimo osservatore. Voglio fare rossa, gialla, blu. Rossa. Ah, è un bug noto, non si legge tutta la didascalia. Ma quindi mi volete dire che nella didascalia c'era scritto l'ordine? Giallo, rosso, giallo e blu. Rosso, giallo e blu. Ah, c'è una foto con l'ordine, la devi trovare nel Galeone. Perfetto. Oppure fai a caso, essendo tre colori, quante mai combinazioni ci possono essere? Erano davvero i colori Power Rangers. Tun 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 tun. Sono nel letto del capitano, qui sotto c'è una scala. Qui sotto c'è per forza. Ma la bambina rossa è la capitana? Se spostavi le casse lì sulla nave c'era il passaggio dove trovare il codice. Allora lo voglio fare. Lo voglio fare. Spostavi le casse lì sulla nave. Che sono curioso di vedere. Quali casse devo spostare? Queste? No, queste no. Queste. Questa. No, questa l'avevo spostata per entrare qui dentro e spostare Goofy. Quali casse devo spostare? Le due casse, le prime, le due che ho provato. Ok. Passa di qua. Sì, come fa a spostare queste casse, scusami? Ah, ok, così. E così. Ah. Ah. Ehi! Lo sapevo, sai. La canzone del mare. Se la campana non suonerà, a meraviglia tutto andrà. Se invece non suona, sentirai il mastino. Libererai. Tip. La canzone del mare. La canzone del mare. Rosso, giallo,
e blu. La canzone del mare, se la campana non suonerà, perfetto. Carino, carino. E noi abbiamo liberato il mastino. Adesso scendo di qui. Scendo di qui. C'è il boss. Eccolo. O dove? Ci si va dopo. Che è un ragnolo? Qui c'è la ragnatela, un boss ragnolo. Ah, no, ci si va ora. Cammino lento. È un ragnolo, c'è la cosa, è un ragnolo. No! È un octopus! To, via tentacolo 1. Via tentacolo 2. Che fai? Muoio così, muoio così. Oh, grande boss. Cazzo, m'ha preso. Quanti tentacoli ci avrà un polipo? Secondo voi, cioè, devo ammazzare tentacoli? Uno. Due. Se sto fermo? No, se sto fermo mi ammazzo. Tre. 8 tentacoli. 4. 5. 6. 7. 8. No, va all'infinito, sono 10. 9. No. Ventisette tentacoli o forse morti. Allora, se cammino con questa in mano, mi ci vuole troppo. Voglio provare. Ah, schiaccia le cose. Può schiacciare anche questo, vieni. Vieni, sta a vedere come tu muori. Pensavo gli cascasse addosso qualche cosa, fosse un boss ambientale. Ma non mi segue. Quindi direi di no. A meno che io non debba fare schiacciare tutte le robe tipo ai tentacoli. Ma no, direi di no anche quello. Scusate, no. Male non gli fa male. E devo continuare a ammazzare tentacoli? Ho fatto la schivata. Ho fatto.
Devo continuare a ammazzare tentacoli? Che devo fare? Qui? Mi schiacci, vedi? Quanti ce ne avrà di sti tentacoli? Cazzo. I tentacoli sono infiniti. I tentacoli sono infiniti. Ok, proviamo a fargli da un capoccione. Una capocciata. Allora. Non mi è andata tanto bene. Si fa, si fa, si fa, amici si fa. No, non si fa. Vieni, sputa, 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 sputa. No, ho preso male, ho fatto male i calcoli. E che fa ora, e che fa ora, e che fa, e che fa? Ora e c'è anche tentacoli. No. No, i vasi ragazzi non gli fanno nulla. Ok. Ok, qui abbiamo preso il tempo. Ora qui vomita. Poi fa da solo la testata. Ok. E ora invece la testata non la fa più. Vomita ma non fa più la testata. Ok. Vomita. Mo? Che ti urli? E come fa se ritornano? Cazzo dici? Com'è possibile?
Ho sbagliato. Mangiami! Tentacolo. Mi mangi o no? Non voglio il tentacolo, voglio che tu faccia la tua mossa di schiacciata di capo. Picchia. Ok, ora fa. Oh, rigurgito nero. Mamma mia, che schifo ti ho mangiato ieri sera. Abbiamo sacrificato un cuoricino, ma. E ora lui fa rigurgito nero e tentacoli. Rigurgito nero non ci arriva da noi. Urla. No. Una rapa. Aumento. Caso, completamente a caso. Dai, rigurgito nero e mi piglio sto cazzo di rigurgito. Vai, vomita, forza. Sì. Riesco. Ma che cazzo dici? Completamente a caso, non si capisce se è giusto che i tentacoli lo colpiscano. Non si capisce nulla. Non si capisce, mi dispiace. Questo boss è proprio indifendibile. Cioè, quindi, allora, lui ora fa tira su sti tentacoli, ok. E tirali su sti cazzo di tentacoli, forza, tentacoli rossi. Ora io non ho capito come...
Completamente, completamente a caso. Completamente, del tutto, totalmente a caso. Due chiavi dei cofri, va bene. Qui ci sarà uno scudo. Chiave Pivora. Questa è la chiave delle porte chitoce con sopra il simbolo della... Piovra. No, Pivora, Piovra. Mirko, le recensioni escono comunque quando il gioco l'abbiamo finito. Perché... sembra il minimo. Ciao, sono indeciso se prendere Star Wars Jedi Fallen Order o Squadrons. No, perché devi essere indeciso, Rick? Jedi Fallen Order, ma tutta la vita, Rick. Ma proprio abbondantemente. C'è anche questa cosa che, cioè, che per un gioco d'avventura è un po' strana, ovvero che la morte fa parte del... cioè, che ha fatto Baldo? Cioè, non è che sta come posso dire, concettualmente, no? Ha fatto il viaggio... Lo so che è una roba un po'... è una sfumatura sottile, però non è che... ha fatto il viaggio dentro il galeone, l'ha esplorato senza morire. No, è morto 500 volte. E voi mi dite, è morto 500 volte, ma anche in uno Zelda puoi morire. È una sfumatura un po' diversa, nel senso che in uno Zelda, se poi trovi game over, ritorni al checkpoint precedente e l'idea è che non sei riuscito quella volta lì a completare il viaggio di Link, ok? Ma c'è una volta in cui completi il viaggio senza morire, cioè, capito? Non so se riesco a spiegare bene la faccenda. Qui invece, cioè, tu vai e muori decine e decine di volte, fra l'altro, insomma, magari alle volte anche utilizzando la morte un po' furbescamente, tipo, ok, tanto me la tento e così intanto faccio la pulizia della nave. Insomma, è un... temo di essere troppo vecchio per vivere questa avventura insieme a te. È il sogno delle mie vite, ma ho fatto la mia parte. Finalmente capisco che il mio compito era farti arrivare fin qui. È giunto il momento che tu scopri il mondo e viva la tua avventura. Voilà. Sicuramente troverai il modo di svelare ogni mistero e risolvere tutti gli enigmi che la vita ti presenterà. Buona fortuna, piccolo mio, che gli spiriti ti accompagnino. Ok. In che senso? Io mi volevo vendicare perché prima mi aveva toccato e mi aveva ucciso. Sì, chiaro che è un approccio diverso, FantaZen. È assolutamente chiaro che è un approccio diverso. È un po' meno diegetica l'esistenza della morte qui dentro. Alla fine sì che è un approccio diverso, ma vuole comunque raccontare l'avventura di un personaggio. Cioè non c'è un motivo per cui la morte non lo tanga. Guarda che spada fantastica, così scintillante, sembra anche molto pesante. È arrivato il momento di mostrarti quello che ho scoperto stamattina a Rodia. Vieni, dobbiamo uscire dal Kidoge. Vai! Forza!
Presa la lucertola! Occhio di lucertola rossa. Madonna, ora vado a pigliare anche la rana. Puff, lei compare qui vicino a me. Mela puma, questo frutto non ha caratteristiche speciali ma è squisito, lo voglio mangiare. No. Luna, no, conducimi tu Luna. Dove vuoi che io lo voglio mangiare? Mangia. Non ho mangiato, non mi ha ridato neanche un cuore. Però avevo fame. Ragazzi, avevo fame. L'uccello? No, l'uccello non si vuole. Dov'è che... scusatemi. Mo leggo. Contadino, villaggio dei gufi. Ah, la sua cima. No. No, quello è quello in fondo. Vado dal menestrello, ok. Ah, te l'ha dato e ne avevi solo uno. Ah, perfetto, ok, mi ha dato un cuore. Buono e nutriente allora anche. Menestrello. Devo andare di qua. Qui voglio barare, provare a vedere una roba. Se... no. Sto andando proprio dalla parte, secondo me sto andando dalla parte sbagliata. Qui mi prendo subito un fungo. Ciao Fossa, stavo pensando di comprare questo gioco, per ora che ne pensi? Guarda, quanto è passato? Sono passate 2 ore. Sono passate 2 orette di gioco, abbiamo fatto il primo boss. Il gioco... come lascia? No, io la voglio lanciare. Io la voglio lanciare la gallina. Il gioco ne dura 50, quindi c'è tutto da scoprire. Queste prime 2 ore non sono state molto... non sono state sempre lineari. Mentirei se dovessi dire che è un gioco che non ha... sbagliato pulsante. Mentirei, dicevo, se dovessi dire che è un gioco che non ha elementi di interesse. Alcune cose erano anche, allora, visivamente, tra l'altro molto carino, musicalmente molto carino, e devo ammettere che comunque, insomma, anche alcune fasi del galeone, cioè, non erano tutte da buttare. È anche vero che ci sono secondo me degli elementi evidentemente problematici sia nel modo in cui il gioco ti comunica alcune informazioni, o meglio non ti comunica alcune informazioni, devi fare un po' di trial and error, sia per esempio nella boss fight che era proprio... no, io non voglio andare nella prigione. Non voglio andare nella prigione.
Però volevo andare dalla signora a dei diavoli. Dicevo, la boss fight era, cioè, mi pare oggettivamente disastrosa. Cioè, proprio brutta. Cioè, proprio brutta. Confusa, non si capiva bene. Oh, ho trovato il modo di andare dalla signora? Signor. Questo buco ci casco? No. Okay. Ciao, sono la signora Zirra, sono felice di vederti. Qualcuno ha rubato una parte dei nostri cavoli calo e dobbiamo sostituirli per completare il raccolto. Io non posso allontanarmi da qui, devo tenere gli occhi aperti. Per farlo però ti serve una pala, vada al contadino e digli che ti mando io, vedrai che ti presterà sicuramente una pala. E quindi torniamo indietro dal contadino. C'è una scorciatoia? No. Sì. C'è. Forse. Sì, c'era. Avevo fatto un giro pesca, amici. Di qua che c'è? No, non voglio andare neanche al canyon. Contadino, allora, qui c'è la mela puma, il contadino era su, ma su, era davanti casa mia praticamente. Vai! Ecco la pala. Avevi ragione, prendi la mia pala. Se scavi dove ci sono piccole zolle di terra come questa, potresti fare qualcosa di utile. Prova a scavare dove trovi una zolla di terra. Arma veloce, seleziona oggetto. Ok, tac, tipo così. Usa, tac, ma qui non c'è nulla. Perfetto. Se vedete una zolla di terra, ditemelo, Scrivetemi, zolla! Comunque ragazzi, vedo che la discussione è super animata, Evidentemente, cioè, avevate... Comunque lo aspettavate tanto questo baldo. Allora, scava nelle zolle di terra, raccoglie un cavolo e mettilo in uno dei buchi sott'acqua. Una volta piantato, il cavolo si sotterra e non devi più preoccupartene. Ok. Ma io ce l'avevo un cavolo? Ah no, l'avevo preso, ma ero morto. Ma quindi io mo adesso però devo trovare in giro, esplorando le zolle di terra. Anche a me sembravano risaie, overline. Infatti la cosa che ho detto quando siamo arrivati prima, le risaie. Evidentemente in questo universo qua ci sono dei cavoli. Sto esplorando, non so se ci devo andare. Questa secondo voi sarà una zolla di terra? No. Non c'è più niente qua, devo tornare indietro. La. Io ve lo dico, amici.
Per me il titolo italiano che quest'anno si è distinto, tra quelli usciti ovviamente, è proprio Vesper. Ve lo dico perché stavo leggendo, insomma, qualcuno in chat. In che senso? Cioè, se caschi da qui ti fa male? Ok. 36, ma era per la scienza, Zenigata. La 36esima era per la scienza. Cazzo, io ora voglio solo andare a trovare cavoli calo, però, cazzo. Poi. Ma questo secondo voi è un costone o un alberone? Un costone di terra o un albero gigantesco? Un albero. Allora, che cosa avevamo detto? Avevamo detto che bisogna procedere. Di qua che c'è? Miniera abbandonata. La miniera abbandonata ci siamo già stati. Ed è questa. Qua c'è la miniera abbandonata, giusto? Dove siamo entrati, dove c'era il galeone. Non vogliamo sto galeone. Abbiamo già fatto, già visto. Fossa, si è creata un'aspettativa su questo gioco spropositata, incontenibile. Ad ogni direct c'era sempre qualcuno che lo nominava con un certo ardore. Dunque penso che sia un po' palese ricevere così tanti responsi negativi o positivi dall'utente. Dall'utenza. Sì, sì, è vero, era molto molto atteso, questo è vero. Ragazzi, la recensione esce quando abbiamo finito il gioco. Il gioco dura tanto, e l'abbiamo iniziato a giocare venerdì. Si dice che duri 50 ore, fate voi i conti, nemmeno senza dormire, cioè l'avremmo finito domenica sera sostanzialmente, senza poi considerare i tempi tecnici di scrittura, senza considerare il fatto che poi il povero Michele, che doveva anche partire per Londra, stamattina penso che abbia dormito. Chiaro, poi si porta dietro la console, lo finisce, scrive, però fateglielo finire, non ho una data specifica. Non so se Michele ha parlato con Giuseppe, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, Arash, dov'è Arash? Gius, senti, per caso ti hanno dato delle tempistiche per la review di Baldo? Perché me la chiedono in tanti, almeno un'idea orientativa. Grazie mille a Emi, che si abbona per 12 mesi, cavolo, ma è un anno che stiamo insieme. Auguri Fossa, auguri per l'anniversario. Sono Conci, la venditrice di scudi. Sei qui per vedere lo scudo di Takame? Sì. Secondo la leggenda era lo scudo dell'antico spirito del grande Takame, come avevano previsto le cronache. Rapidi saranno i movimenti del valoroso guerriero che impugna questo scudo. Gli mancano 4 pezzi dalla parte superiore. Chissà che succederebbe se li rimettessimo tutti al loro posto. Secondo te che succederebbe? Ma tu non mi puoi vendere un altro scudo nel mentre, invece quello leggendario di Takame? No, la venditrice di scudi. No, io voglio un altro scudo, signora venditrice di scudi. Ah, eccoli, perfetto. Scudo di legno rotondo, è leggermente migliore dello scudo di legno di base. Vale la pena comprarne uno, non si sa mai quando può servire avere uno scudo in più. 25 dindi. Bicroma! E Smezio! Smezio sei buona per 4 mesi, Bicroma per 18 e così lanciano il treno dell'hype. Avete avuto modo di fare un confronto review tra la nuova Switch OLED e la versione standard? L'abbiamo provata la Switch OLED, trovi il mio articolo, ma ovviamente era una prova di un'oretta con 3 titoli. Non è sostitutiva di un'esperienza d'uso un po' più estensiva che faremo a ottobre quando arriverà. Grazie Robby per il link. Me lo compro. Compro,
Sì, me lo compro. Scudo di legno, l'ho comprato. L'ho comprato. L'ho comprato, raga. L'ho comprato. E non so a che mi serve. LB. Tac. 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 Che è la guardiana lei. Dobbiamo andare nella città di Rodia e non credo che riusciremo a ingannare quell'uomo. È una donna, vabbè. Come ti ho detto, conosco una via. Vicino a quelle rocce laggiù c'è il passaggio segreto che uso per spostarmi tra il villaggio e la città. Purtroppo l'ultima volta che l'ho usato il cancello si è chiuso alle mie spalle e dobbiamo trovare il modo di aprirlo. Guarda come cammina. Quando tira fuori lo scudo. Zolla! Ma io volevo un cavolo. Io non volevo scendere di sotto. Non volevo il passaggio segreto, io volevo scavare. Cazzo. Un chiaveragnolo. Ah, la chiave con il simbolo della piovra. E mo è aperto. Ok. Quindi mo si passa. Perfetto. Te lo potevano fare aprire a te da dietro, però va bene. Aiuto, che succede? C'è Puffo Aviatore che ha regalato un abbonamento di livello 1 a soffiatrice di minestrine, che è un lavoro rispettabilissimo, è un impiego a tempo pieno durante i mesi invernali. Hope si abbona per 6 mesi, grazie come sempre per l'ottimo lavoro che fate, grazie a voi per il supporto, grazie anche a Ibiondo che si abbona per 25 mesi. Attenzione ragazzi, l'essere sviluppato da 3 sole persone non è una scusante. Esistono giochi indie concepiti da una persona, il punto è un altro. Avevano bisogno di più tempo, ma la mancanza di fondi ha reso un po' il tutto insostenibile. Sono d'accordo, cioè, sono d'accordo sulla, come posso dire, sulla concezione di base che ogni team deve pensare a un progetto che sia sostenibile portarlo avanti nel migliore dei modi, altrimenti scali il progetto sulla base di quello che è di quelle che sono le tue possibilità economiche, di tempo o via dicendo. Non è che se io mi metto a sviluppare un gioco che è deficitario, allora perché l'ho sviluppato io e sono uno solo, allora mi si perdona tutto. No, assolutamente. Ci sono anche singole persone che hanno sviluppato dei giochi letteralmente a misura d'uomo, uno, loro, e cioè la persona stessa, il creatore stesso, e va bene così. Non è che bisogna rapportare la qualità del prodotto alla grandezza del team, e magari ci sono team enormi che decidono di fare un progetto un po' più piccolino, succede mille volte, un side project. L'importante è che in entrambi, in tutte le situazioni, poi il gioco sia efficace per quello che vuole proporre, no? Omarrano! Cioè l'attacco lingua mi sciotta? Oh, cazzo. Poi scusate se non uso lo scudo, ce l'avrei, però l'ho pagato 25 dindi su 30 e ne avevo trovati. Porca miseria. Forza, lanciami.
Ho capito, ho capito. Io voglio passare da qui, non c'era nulla. Capite, non è bello neanche quello. Una volta ammazzato, lui probabilmente non torna più e il cancello si è aperto. Quindi io potrei, cioè, qual era il vantaggio, ok, di usare, fra virgolette, una strategia conservativa? Nessuno. Cioè, semplicemente ho diritto, gli tiro tutto quello che c'ho. Se muoio ricomincio da lì davanti, se vinco, ho vinto. Canzone dei gufi. Non è successo niente. Serve un'altra canzone per questo testone di gufo di pietra. Miki si abbona per la prima volta e porta così il treno dell'hype a livello 3. In extremis, grazie mille. Sei abbastanza cringe fosse. No, che vuoi? Non posso cantare la canzone di testone del gufo senza te tu venga qui a definire che è cringe o che non è cringe. Ah, mi serve il globo magico. È vero. È vero, mi serve il globo magico. Dove lo trovo un globo magico? Qui c'è. Compenso, cioè comunque la conformazione del mondo di gioco è carina, eh? Allora via, andiamo da Errana. Questo che è? Valle di Solino. Ciao Ranotto! Benvenuto Baldo. Sì, so parlare. È la cosa più strana che vedrai nel corso della tua avventura. Vuoi sapere come faccio a conoscere il tuo nome? Io sono Ranotto, il menestrello. So molte cose, vedo che hai il corno del guardiano. Amico mio, ti attende un lungo cammino. Su o giù, destro manca, il vento soffia e mai si stanca. Seguimi e ti insegnerò una bellissima canzone. Vai! Insegni la canzone del vento? Il vento soffia e mai si stanca. Con l'una lì che balla. La bambina per ora l'abbiamo usata una volta per un enigma e abbiamo detto mettiti qui, ferma lì. Ah, vedi, canzone del vento, avevo azzeccato. Il vento soffia e trasporta. Ora puoi attraversare rapidamente il territorio saltando sui portali che attivi grazie alla canzone dei gufi. Fidati di me, suonala e vedrai. Questo territorio è pieno di misteri lunghi da esplorare. Perfetto. Ok, allora, ho trovato la canzone del menestrello. Il menestrello. Buonasera a tutti, piccola domanda. Qualcuno sa se c'è la possibilità che esca in edizione fisica? Sto aspettando per acquistarlo in digitale proprio per questo motivo. Grazie in anticipo a chi risponderà. Intanto qua mi sa che si è bloccato. Zenigata di conferma che uscirà in retail più avanti, non si sa quando. Qua si è bloccato completamente.
Va bene, era l'ora di una pausina. Allora, Baldo, chiudi. Ok, rilanciamolo. Rilanciamolo! Pausa fresca, magari ce l'avessi. Allora, rieccoci. Ok. Pianura di Aneco, eccolo. Vai. Come va questo Baldo, chiede Necrodeath? Insomma. Non è vero. Vai, fa l'urletto, vai, forza. Lanciami il pietrone. No, Wannas Gamp. No, bisogna andare qua per andare avanti. Cioè, bisogna andare a prendere la canzone del vento, a fare queste cose. È l'obiettivo, stiamo andando giusti. Anche perché il primo pipistrello che abbiamo incontrato ti scottava. Ma qui c'era il forziere. Prima c'era un forziere, giusto? Non è che mi sono immaginato le cose. Prima c'era. Con 10 soldi, giusto? È giusto? C'era. Boh, vabbè. Ok.
Va bene. No, no, torniamo dall'Aranopla. Vai. Ma non conta neanche i forzieri, ma non il progresso, perché quel forziere lì mi aveva dato 10 soldi che io non ho adesso. Voi non lo vedete perché c'è la mia faccia sull'interfaccia. Ma c'ho 5 soldi. Vai, lui adesso mo mi insegna la canzone. Saltiamo. Ok. Canzone. Ora, se non vi dispiace, io provo ad andare di qua, perché lì ho paura che se ci vado mi si riblocca il caricamento e siamo di gatto, eh? Si dice dalle vostre parti essere del gatto? Si dice? Chi è questo? Chi è questo? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ciao amica! No, mai sentito. A Siena sì, vabbè, in Toscana sì, si dice. Tordelli al cinghiale ci sta. Mai sentito in tutta la mia esistenza. No, qui in Italia non si usa. Chi è in Toscana? Deve essere del gatto, si dice. Qui siamo del gatto, ve lo dico io. Essere del gatto ormai è da buttare via, nel senso, siamo spacciati. Oh! Un nemico commisurato alla nostra potenza. Allora ci sono. Che c'è qui dentro? Che c'è qui dentro? No, qui mi serve il fuoco. O, come si dice, il fuoco. Ah, ho fatto un errore di valutazione. Se mi butto qui? Oh. Scusatemi, ma come faccio a spostare questa? Abbiate pazienza. No, non posso spostarla. Come mai è posizionata? Posizionata in un luogo veramente malvagio. La pazienza è la virtù dei forti. Io porto il vaso pazientemente, lentamente, attentamente. Ok. Salgo sulla piattaforma di questo tipo. Mi metto qui, vi. Dun, 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 dun. E qui però mi manca. No, mi manca. Sono dei gufi. Però qui ci scavo. Ah, se ci scavo? Ah, se ci scavo? Ma io volevo il cavolo! Il cavolo! Brutta questa animazione. Cioè, questa assenza di animazione ti sposta così. Tipo ascensionale proprio. Va bene.
Allora, di qua che c'è? No, di qua c'era la pianta? C'era nulla. Non c'era nulla. Lo so che mi servono i globi, lo so bene. Infatti stavo cercando di capire dove potevano essere questi globi. Mi dice dappertutto. Il giullare. Ciao Fossa, devo dire che è tanto piacevole agli occhi questo baldo, mi ispira molto esteticamente, ma tutti questi giudizi negativi che ho sentito mi trattengono un po' dall'acquisto. Li vale questi 25 euro, mi fido di te, lo consigli comunque? Per il momento, arrivati a questa altezza di tempo, non lo consiglio con serenamente a tutti, cioè ci sono molte precondizioni perché ti piace, ti possa piacere questo gioco, ok? Deve piacerti l'approccio trial and error, cioè non deve pesare più che piacerti, non deve pesarti l'approccio trial and error, ti deve piacere un gioco molto old school nella difficoltà, nel senso d'esplorazione, che non ti guida, che resta alle volte estremamente criptico finché non batti la testa sulle cose e magari trovi la via giusta. E ti deve piacere tanto, insomma, questo senso d'avventura che può essere un po' la componente, diciamo, la contropartita a altri aspetti che sono molto poco rifiniti e molto frustranti. Ciao mio caro amico, sono il grande Moiro, il patron della fiera. Sono venuto a promuovere la mia fiera fuori dalla città di Rodia, nella parte orientale, nella prateria di Sinaro. Siamo aperti solo di notte, attorno appena tramonta il sole. Ci sono molte cose da fare, oltre a degli oggetti interessanti da comprare. Perfetto. Ah, ok. Qui si può vincere la balestra. Ah! 5 dindi! Ho capito, ma amici, io non voglio i dindi. Cioè, vi imploro, non mi date i soldi, datemi... Tu è un buone. Datemi nemmeno i cavoli, voglio i globi. Se può... Se possono avere anello del gatto, esatto, Erlai. Serve proprio quello. Ah, taglia l'erba? Ah, Valdo, ascoltami, non possiamo andare da questa parte. Moira ha detto che la guardia non ce la lascerà passare, dobbiamo trovare un'altra via. Prima vuoi tagliare l'erba, scusami. No, ragazzi, devo ritornare indietro. Ora, lei è caduta nel pozzo, lo so. Dissonanza ludonarrativa, non me ne frega una sega. Voglio... Il mio personaggio, questa mia versione di Baldo, è molto più ossessionato dai soldi, dai globi e da quello che si può trovare sotto l'erba. C'è proprio un'ossessione brutta. Piuttosto che, insomma, preoccuparsi delle sorti della... sua amica Luna. Non gliene frega nulla e non lo vive soprattutto come un non lo vive dolorosamente, assolutamente. Fra l'altro tutti lo sanno un po' nel villaggio che Baldo è un po' così, ma è un giovinetto, lascia fa, e nessuno lo giudica, non gliene frega nulla a nessuno, anzi ogni tanto gli dicono: oh Baldo, hai visto che c'era quel cespuglio d'erba bellissimo lì in fondo a destra sul campo, perché non va a tagliarlo? E lui è felice e gli altri sono felici. Lepre! Baldo ama le lepri, i conigli no, le lepri sì,
fosse stata una lepre non l'avrebbe mai uccisa. Sono assolutamente, sono tutti consapevoli di questa... Sono tutti consapevoli di questa piccola ossessione del nostro Baldo, ma lo perdona, lui è un po' così, un po' zuzzurellone, fanno. Ah, Baldo, ah, quello dell'erba, quello dell'erba. Cazzo, quello dell'erba. Questa è una spiaggia. È un gioco dove non ha senso curarsi con gli oggetti e pozioni, dato che muori spessissimo e la morte ti ridà i cuori, anche se non è da tutti. Già solo questo aspetto fa capire quanto sia stato mal pensato. Sì, ma lo dicevo che è la cosa che dicevo prima sulla gestione un po' dei... E mo? S'apre? No. Sulla gestione della morte, dei checkpoint, non è molto... Cioè non ti dà nessun motivo valido per evitare la... per cercare di evitare la morte, per niente. Vai! Mi apro una panache. Devo riflettere un attimo. È chiaro che lei è caduta e dobbiamo andare probabilmente a recuperarla esattamente là da sotto, ma se nella mappa di gioco il pallino blu che indica la quest line principale, che ha sempre indicato la quest line principale, è lì in basso, lo state vedendo, lampeggia e pulsa esattamente nel mezzo di questo pozzo, dove se lei è caduta si presuppone che non muoia e che magari ci sia dell'acqua e che ci si possa buttare. Io, cioè, proprio per convincermi del fatto che no, non ci si debba andare, io un'altra volta mi ci butto. Ok. Ok. Allora, andiamo a salvarla, via. A quante morti siamo? 48.
si passerà da qui. Che dite? Più o meno, secondo me, qui sotto. Eccola! Ah, oh, trovata! Poi... è caduta da tanta... da una roba altissima e c'era una pietra e lei è ancora viva come se nulla fosse. Oh. Oh. Mi sono fatta male alla gamba. Ho riconosciuto il simbolo, l'ho già visto nella villa di Maluna a est da qui. Ascoltami attentamente. Come ti ho detto, nel pozzo sotto al ponte di Rode c'è un passaggio segreto, protetto da una guardia. Quando uscirai dalla galleria ti ritroverai nel centro della città, però tieni gli occhi aperti perché potrebbero esserci ancora delle guardie nelle vicinanze. Mio padre non voleva che giocassi nella villa di Maluna perché è un posto abbandonato e pericoloso, così ho seppellito la chiave sotto il mulino a vento vicino al panificio. Per deseppellirla hai bisogno di una pala. Sono sicura che l'oggetto che apre questo cancello si trova nascosto da qualche parte nella villa di Maluna. Per favore vai alla villa di Maluna e liberami. Ok. Oh, non ci segue più Luna. Allora, villa di Maluna. Ok. No, 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 non che non la volessi, simpatica, Però sta sempre lì, zitta, zitta, vicina. Arrivavo, poi a un certo punto sparivi, ti giravi, pum, era lì, oh! Zitta. Ammazzavo le lepri e lei zitta e guardava. Ammazzavo le rane. Lei zitta e guardava. No, secondo me non era tutta cissa. Non vedendo si va di qua. Ehi! Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. È morto? Mi ha dato una sfera che non sono riuscito a pigliare perché quell'altro mi ha shottato e ora non torna. E quindi io non posso pigliare quella sfera lì. Si è ribloccato. Era esattamente quel passaggio di connessione che adesso mi riportava alle spalle del ranocchietto. Ragazzi, la recensione non arriva prima della seconda parte della settimana, mi ha scritto Giuseppe adesso, perché è veramente un gioco molto lungo e sono 50 ore. Tempo di giocare e scrivere, sicuramente non prima di giovedì. Io non... cioè con un dolore enorme
perché sapete quanto per me è importante la scena italiana dello sviluppo, ma sono secondo me degli errori veramente macroscopici. Però adesso è tornato Cespuglietto lì. Vieni, attiriamolo. No, no, chiama solo Cespuglietto. Come può affrontarli tutti e due? Ioia. Pozione gialla. Sì! Impossibile ammazzare. Tipo di errori ci sono? No, nel bilanciamento, nella difficoltà, nella leggibilità di alcuni enigmi, cioè per ora è nella gestione del game over cioè non c'è un gioco in cui il game over è gestito così. Cioè, poi vieni qui, ne ammazzi. Ammazzi, è morto. Basta. Cioè, io posso andare qua, ritorno, e quello lì è morto. E che me frega? Cioè, e chi me lo fa fare di non morire e di non usare la morte anche come una tattica? È proprio bruttino, eh. Cioè, questo aspetto qui è proprio bruttino. Vabbè, vediamo ad arrivare al secondo dungeon, che vi devo dire. Cinque dindi! Minchia, questo, cinque dindi! Ricco e abbondante. Afiob, grazie mille per gli 8 mesi di abbonamento. Cordio dice: sono cose che si possono sistemare? Francamente, mi sembra che siano proprio connaturate al prodotto per come è adesso. Non si passa. Non si passa. Ricordatemi se ci ha spiegato la città di Rodia. Luna ha mostrato a Baldo un passaggio segreto utilizzabile per entrare e uscire di nascosto dal villaggio Kitoce. O qual è il passaggio segreto che mi ha fatto vedere lei? Scusami. Qual è? No, Necrode, no, non è il pozzo. Che scemino è sé. Qua non si passano.
Giullo, infatti mi sembrava quello della chiave della piovra, però sembrava che, cioè, ci fosse solo quella strada lì. Ma come saliamo a 51? No, no, Zenigata, no, no, tu puoi contare solo quelle che vedi, non va bene così, eh. Questo era il passaggio segreto, giusto? Ma no, scusami. Ma che passaggio segreto mi ha fatto vedere? A sud verso il mare. Sì, però non è... Ok, io vado a sud, va benissimo. Ma non è vero che mi ha fatto vedere un passaggio segreto. Proviamo a passare da qui. Capiamo dove si spuntano. No. Cioè, non è mai chiaro, non è mai chiaro dove devi andare e alle volte quando pensi che sia chiaro ti fa andare nel pozzo. Cristo. Cioè, mettici una linea di dialogo quando lei casca. Lo so che lui è zitto, ma non lo so. Magari boh, lei da sotto che ti dice è alto, non ti buttare, vieni a cercarmi. Perché sennò è chiaro che uno si butta. Certo, se poi tanto la morte non ha nessun effetto. Peccato, peccato. SPG! Grazie mille per i 19 mesi di abbonamento. La pianta! Sì, ti libero io. Oioi. Quanti anni hanno gli sviluppatori? Scusatemi, da capo. Non lo so quanti anni hanno, ma sviluppano dai tempi dell'Amiga, quindi penso che abbiano, insomma. Io credo che. Ora non voglio. Ma io credo che 40 anni ce l'abbiano. Rospo! No, esperienza. Hanno. No, no, hanno. Sono un team storico italiano. Sviluppano veramente dai tempi dell'Amiga. Che era di granchio. Qua dove si va? Scusatemi. O dove sono? Un globo! Ce l'ho! Ho il globo per me! Qui non c'è nulla. Che ore sono? Le 18? Ragazzi, qui siamo quasi arrivati al momento in cui si è detto quello che si doveva dire su Baldo. Allora, qua. No, no, io mi cavo in mano.
Ho perso il globo? Allora, a me va bene se io perdo il globo, però poi tu me lo fai riscavare. Anche se è un oggetto casuale e magari dentro trovo un'altra cosa che non è il globo. Ma perché devo perdere il globo? Voi non lo vedete, ma in alto a destra c'è scritto globo zero. E io invece volevo il globo. Oh, l'avevo ottenuto. Allora fammi riscavare. Perché? Ogni tanto muore, così. Ah, ma non quando ho il globo, lui lo sa. Perché poi mi ha messo sto bivio? Dove mi conduce?